Oggi si festeggia San Paolo della Croce, il fondatore dei padri passionisti. Grandi cose vorrei dirvi, ma chi non ama non sa parlare d'amore. Questo è un linguaggio che è stato insegnato solo dall'amore. Vorrei essere tutto fuoco di amore, vorrei saper cantare nel fuoco dell'amore, manifestare le grandi misericordie che l'increato amore concede all'anima nostra. Vorrei che venisse in noi tanto fuoco di carità fino a bruciare chi passa vicino, ma anche i popoli lontani, le lingue, le nazioni, le tribù. Queste parole di San Paolo della Croce è racchiusa tutta la sua spiritualità, la spiritualità di un appassionato del crocifisso, vissuto in un tempo particolarmente segnato dal rifiuto della fede in quanto ritenuta in contrasto con le verità della ragione e le verità della scienza. Nel secolo degli illuministi e degli enciclopedisti, nel secolo di Voltaire e di Rousseau, un fossato che sembrava incolmabile rischiava di relegare la fede ai margini della cultura del tempo, diventata simbolo di libertà e di progresso. Ed è proprio in questo scenario confuso e contraddittorio che si compì il percorso spirituale di San Paolo della Croce, fondatore dei padri passionisti. Ma chi era questo santo? Paolo Francesco Danei, questo è il vero nome di Paolo della Croce, era di origini piemontesi e apparteneva a una famiglia che contava, pensate, 16 figli. A 19 anni ha sentito la chiamata del Signore e ha pensato di rispondervi partecipando alla crociata che Venezia stava organizzando contro i turchi per liberare il Santo Sepolcro. Prima di arruolarsi, capì che era bene, ben altra, la milizia alla quale Dio lo chiamava. Ebbe infatti la visione di se stesso vestito di nero, con una croce bianca sul petto che sormontava un cuore dentro il quale era scritto il nome di Gesù. Aveva solo 26 anni. Quando colpito da quella visione, il santo ha compreso la sua vera chiamata e ha fondato una nuova congregazione tutta incentrata sulla memoria della passione di Gesù, vista come la più grande opera dell'amore divino. Dopo aver consultato il vescovo di Alessandria, San Paolo si ritirò insieme al fratello Giovanni Battista in un eremo. Vestito l'abito nero del penitente con i segni della passione, il cuore, la croce, i tre chiodi e il monogramma di Cristo, si è ritirato in solitudine per 40 giorni, durante i quali si è impegnato a redigere il famoso diario e la regola del suo nuovo ordine. Compiuti quei giorni, si recò da Papa Benedetto XIII, che però non lo ricevette. Deciso a proseguire la sua strada, si stabilì con un gruppo di compagni sul Monte Argentario, nella Marina Toscana. La sua tenacia verrà poi ripagata, poiché lo stesso pontefice, dopo un permesso verbale, lo ordinò sacerdote insieme al fratello nella Basilica di San Pietro. E da quel momento divenne Paolo della Croce, ad indicare appunto la sua appartenenza a Cristo crocifisso. Iniziava così ufficialmente l'esperienza passionista che dopo 4 anni prima della morte di San Paolo della Croce si aprì anche al ramo femminile. E nacque così anche l'ordine delle monache passioniste. Paolo della Croce è considerato il più grande mistico e scrittore spirituale del XVIII secolo. Il suo messaggio spirituale lo ha consegnato a ben 2000 lettere, giunte tutte fino a noi. Le sue lettere in realtà erano molto di più, forse 10.000. In esse ha ampiamente comunicato la sua spiritualità cristocentrica e anche mariana, incentrata tutta sulla volontà di esaltare la passione di Cristo quale testimonianza
del suo amore infinito per l'umanità. Ai suoi religiosi San Paolo della Croce ripeteva l'invito a rivivere la passione così come Dio gliel'aveva fatta conoscere e sperimentare. Passione come mistero pasquale di morte e risurrezione, come dolore trasformato in totale amore. Ai padri passionisti aveva anche chiesto di fare un quarto voto, oltre ai tre voti richiesti a tutti i consacrati, ossia il voto di povertà, castità e obbedienza, egli ha aggiunto un quarto voto, quello di farsi promotore presso i fedeli di una tale conoscenza della passione al fine di suscitare in loro l'abbandono fiducioso in Dio e comprendere il suo infinito e misericordioso amore. Il santo passionista inviava i suoi confratelli ovunque per predicare la conversione e il perdono dei peccati e per purificare l'anima con il sangue di Cristo, la cui misericordia, diceva lui, è infinita. Ed egli stesso dava l'esempio, e lo ha fatto anche durante il giubileo dell'anno 1750 a Roma, durante il quale ha predicato un intero anno insieme a San Leonardo di Porto Maurizio. Passionisti noti per l'emblema della croce e del cuore che portano sul saio, ancora oggi sono popolarmente conosciuti per le loro missioni nelle parrocchie durante le quali erigono una grande croce di legno sul luogo in cui si raduna la gente per ascoltare le loro prediche, solitamente in chiesa e nelle piazze del paese. E allora noi ricordiamo questo grande santo e mistico rivolgendo al Padre la seguente preghiera. O Spirito di infinita luce, di infinita dolcezza, vieni nel mio cuore. Vieni, o bene infinito, vieni, o amore immenso, vieni, o vero e solo Dio con il Padre e con il Figlio. Vieni, o carità immensa, ad alloggiare in questo povero cuore pentito. Vieni, o amore mio, vieni, o mia dolcezza, o mia luce, o mia vita. O mio conforto, o mio tesoro, o mia ricchezza, o mio vero bene, o mia sola speranza, o mio Dio, o mio tutto, vieni che languisco d'amore, vieni che non posso più soffrire di non amarti, vieni a bruciarmi sino alle midolla delle ossa. Amen.